Buongiorno, mi chiamo Micaela, sono un'insegnante della scuola primaria di Noale e quest'anno porto in piscina la classe prima D, che è una classe a tempo pieno. E lo sport fatto con i compagni di classe, secondo noi, ha un valore aggiunto maggiore. È una maniera di socializzare, di avere meno paura, di migliorare la capacità di stare assieme, di affrontare anche le proprie difficoltà e creare gruppo all'interno della classe. Sicuramente venire in acqua ha una valenza maggiore, perché già il fatto, per esempio, di doversi togliere i vestiti, avere il costumino, muoversi con tutto il corpo dentro un ambiente diverso da quello che può essere l'attività sportiva esterna. Quindi proprio l'acqua è proprio tutto un altro ambiente che fa loro sperimentare delle sensazioni e anche delle nuove capacità che accrescono quelle che sono anche poi le capacità intellettive. Cioè, i bambini così piccoli, tanto più si muovono, imparano a conoscere il proprio corpo, tanto più migliorano anche le loro capacità intellettive. Noi vediamo proprio che queste attività li aiutano poi anche in quello che è lo svolgimento delle attività scolastiche. Ecco, un miglior controllo del corpo aiuta anche un miglior controllo dell'intelligenza e delle capacità di apprendimento. Intanto i nostri bambini di prima hanno dimostrato una grande autonomia. Noi veniamo in piscina senza l'aiuto delle mamme e i bambini stanno imparando man mano a spogliarsi, a vestirsi, ad asciugarsi, a non perdere le proprie cose, e questo migliora l'autonomia e la capacità anche di aiutarsi tra di loro. E siccome veniamo con i bambini di terza, abbiamo creato un sistema per cui il grande aiuta il piccolo, e devo dire che anche aiutati dal fatto che lo spogliatoio è a nostra disposizione, quindi c'è spazio, abbiamo tutte le cose, insomma, siamo facilitati dalla piscina venendo in orario scolastico. Spesso dei bambini che magari a scuola sono particolarmente brillanti, non è detto che lo siano poi nella gestione propria o dell'attività in acqua, e viceversa. Bambini che magari a scuola fanno un po' fatica, sono lenti, qui poi ci stupiscono con delle capacità, con dei talenti che noi non avevamo magari colto. Noi stiamo portando in piscina con la nostra classe un bambino autistico, un bambino con una disabilità importante, e vediamo che non solo per lui l'imitazione dei compagni è fondamentale, ma inaspettatamente su molte cose è anche più bravo degli altri. Quindi per noi la soddisfazione più grande. Questo bambino, che abbiamo voluto fortemente portare nonostante siano piccoli, nonostante lui abbia una disabilità importante, al momento è quello che ci sta dando le soddisfazioni più grandi.